il derby con Saluzzo, mister, non è bastato un secondo tempo generoso in cui ci avete provato fino alla fine. Come commenta questa partita? È problematico commentare, perché chi perde, che si fa certi discorsi, so già che viene additato a trovare alibi, giustificazioni e cose varie. Però dico solo che Gonella sul secondo gol, fino a lui ha detto che l'ha presa di mano, quindi quello purtroppo il 2-0 al 20 e qualcosa al 25esimo, complica tutta la situazione. Quindi il primo gol, io dico che quasi abbiamo fatto quasi tutto noi, il primo gol loro su una ripartenza, su un calcio d'angolo, non abbiamo fatto il fallo tattico e abbiamo fatto rigore. Quindi poi penso che la partita da lì è cambiata, cioè nel senso dopo il 2-0, anche perché all'inizio i 10 minuti sono partiti anche bene, abbiamo battuto non so quanti calci d'angolo, quindi vuol dire che siamo andati di là tante volte. E poi niente, poi il secondo tempo penso che tra cosa il gol fatto e altre situazioni, penso che così il risultato probabilmente più giusto sarebbe stato un pareggio per quello che abbiamo creato. Siamo sfortunati quest'anno, siamo sfortunati con le situazioni arbitrali, perché penso che mandare una sfida a salvezza degli arbitri che sono la seconda e la terza partita in Serie D mi sembra un po' azzardato. Sta di fatto che, dico solo un particolare, che domenica scorsa a Varese abbiamo avuto un arbitro che era la 50esima presenza e dico che certe situazioni sono state gestite diversamente. Quindi con questo niente, abbiamo perso, siamo in una situazione difficilissima e complicata, mancano 14 partite e quindi fin quando io per carattere, fin quando la matematica o la situazione sarà quasi, diciamo così, irreparabile, darò tutto me stesso, come ho sempre fatto da 5 anni a questa parte, per questa società, e chi viene al campo deve fare uguale, chi non lo farà sicuramente ci sarà qualcuno che verrà messo fuori rosa, verrà così. Questo è quello che penso conviasse allenatore, poi la società può decidere ovviamente altre cose, però penso che siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d'onda e penso che anche questa volta dobbiamo fare bene le ultime 14 partite, dobbiamo lottare su tutti i campi, poi quello che sarà la conclusione finale accetteremo, sia che sia positiva o negativa. Se è negativa vuol dire che abbiamo raccolto quello che abbiamo fatto senza tante giustificazioni e quindi questo è quello che io posso garantire e promettere, che è sempre un impegno importante, una cattiveria agonistica determinante, quindi dal punto di vista lì non molleremo, non bisogna mollare, perché 14 partite sono tante, ripeto, siamo sempre a 5 punti dal vado, lo so che si rischia di essere monotoni e noiosi, però la realtà è quella, fossi a 15 punti direi altre cose, siamo sempre a 5 punti, 14 partite, c'è ancora lo scontro diretto, poco per volta recupereremo i tre centravanti, poi sento parlare di certe cose, ma nessuno, non ho letto una riga che il Fossano gioca, gli mancano tre centravanti, non uno o due per infortunio, tre. Penso che mancassero tre centravanti all'Inter, penso che avrebbero dei problemi a essere primi. E quindi figuriamoci così, sento parlare a volte l'attacco è sterile e tutto quanto. Cioè l'attacco è sterile perché mancano tre centravanti. Dico solo che Alfiero nelle prime 10 partite che ha giocato ha fatto 6 gol. Penso che per i 6 gol in 10 partite è una media di gol fatti più alta della Serie D, penso, non so se Allegretti o Silla hanno una media così alta, ma è lì vicino, quindi però non leggo una linea, ma perché è giusto è giusto da dire per la squadra, perché quello sta facendo è per Koulibaly, che sta facendo un ruolo non suo e quindi viene questo ha grandissima disponibilità dell'essere a disposizione, però non è un centravanti, è un esterno, quindi i centravanti sono Alfiero, Galvagno e Aloia
e non ci sono non per una partita, non ci sono da molte partite, quindi questo è uno dei tanti motivi perché si fatica davanti. Sotto questo punto di vista De Sousa che aiuto può darvi in questa ultima parte di stagione? De Sousa era un giocatore che avevamo già contattato e cercato quest'estate, poi gli eventi l'hanno portato a continuare col Benenarsu. Adesso ci può dare quello, caratteristiche diverse, quello sprint, quell'uno contro uno, quelle giocate che così a oggi così non ci mancano per non solo dal centroavanti ma un po' da altri, perché ovviamente da solo Romani non può vincere le partite, quindi l'abbiamo preso per quel motivo lì. Ecco, già anche l'arrivo di De Sousa sta a significare che non ci sentiamo sicuramente retrocessi come qualcuno dice, tutto quanto, dovrebbe avere un po' di rispetto per questa società e questi ragazzi. Quindi molti dovrebbero un po' guardare a casa loro, diciamo così. E poi, perché poi il finale non è quello di oggi, il finale conta al 6 di giugno, puoi essere davanti a tutti e essere salvi, non essere salvi al 13 di marzo conta poco. Un nuovo punto, grazie. Chiedere se secondo lei c'è qualcosa che non ha funzionato in questa partita. Molte cose, il primo che non si è fatto fallo tattico, il primo, e quindi quella situazione lì. Poi penso che al secondo tempo, come hanno detto anche i suoi colleghi, la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato tanto, le abbiamo messi lì, allora agivano solo su contropiede, quindi la squadra per quello che poteva fare l'ha fatto. Ci spera ancora quindi per la salvezza. Io spero almeno di agguantare, di non essere negli ultimi due posti, quindi sono a 5 punti e quando sarò a 15 o 20 dirò altre cose, adesso a 5 dico questo. Grazie. Niente.